Banca Popolare di Cremona. Le tue radici, il tuo futuro. Appuntamento con volontariato, il bene moltiplica il bene, la nostra ricognizione nel mondo delle associazioni e dei gruppi del Cremonese. Oggi parliamo del Centro Aiuto alla Vita, venite con noi. Permesso, buongiorno. Siamo con Lidia De Colle, che è vicepresidente del Centro Aiuto alla Vita. Con Lidia evidentemente abbiamo l'occasione per fare un po' la storia di questa associazione, perché lei ne fa parte sin dall'inizio. E allora Lidia, raccontiamo un po' com'è successo, chi ha dato il via al Centro Aiuto alla Vita. È stata la signorina Lina Ghisolfi, che a seguito dell'approvazione della legge 194 ha sentito il bisogno di aiutare le mamme che erano incerte se portare avanti gravidanze difficili da accettare. Con queste mamme la signorina Ghisolfi ha cercato innanzitutto di aiutarle nell'accoglienza, nel supporto psicologico. Quindi si trattava proprio di conoscere le persone, perché, ecco, di entrare, sì, di familiarizzare, esatto, principalmente. Esatto. Dirò che con queste persone sì, in alcuni casi siamo riusciti proprio ad arrivare a una bella amicizia che dura ancora nel tempo. Ecco, per quanto riguarda gli aiuti, noi dobbiamo dire che questo è un centro che fa dell'aiuto tangibile la propria bandiera, perché si tratta davvero di essere molto pratici. Insomma, quali sono i problemi che purtroppo attanagliano una giovane mamma che scopre magari la maternità e magari, non so, ha problemi economici, problemi familiari? Quali sono le difficoltà purtroppo abituali di queste donne? Diciamo che innanzitutto abbiamo constatato che più che le necessità materiali, alle volte ci sono necessità di solitudine. Per cui tante donne si rivolgono a noi proprio per una parola di conforto, un sostegno, un sorriso, una stretta di mano che alle volte vale di più di tanti aiuti economici. Ma questo perché si tratta di persone o che sono sole o che magari fanno sì parte di un ambito familiare, ma questo è venuto a mancare per vari motivi. Certo, sì. Spesso tante donne, come si accorgono di essere incinte, sono anche abbandonate dal partner, per cui i problemi di solitudine alle volte sono proprio quelli che fanno pensare alle mamme a un'interruzione di gravidanza. Per cui il dialogo e la vicinanza prima di tutto. Sono, sì, sono le cose primarie alle quali ci abitiamo la signorina Ghisolfi e su cui proprio puntiamo tanto. Gli altri poi sono i bisogni primari, quelli fisici, certo, insomma, quindi immagino, certo, che si parli di allattamento, insomma, certo, anche gli oggetti che evidentemente servono per la crescita di un bambino. In questo senso, quindi, che cosa, come vi muovete voi? Ecco, noi prepariamo i corredini. Sono quasi tutti indumenti già usati, però li portiamo a casa, li laviamo, li stiriamo, li mettiamo nelle buste in modo che siano il più possibile dignitosi. Poi alla nascita del bambino aiutiamo con pannolini, latte in polvere se la mamma non può allattare,
omogenizzati, alimenti in genere per la prima infanzia. Ecco, inizialmente voi, la vostra sede era in un'altra zona, qui siamo in via Paglio dell'Oca. Ecco, inizialmente in via Paglio dell'Oca, e mi raccontava che inizialmente era un lavoro praticamente a domicilio quello che facevate come volontari. Sì, infatti, andavate direttamente nelle case. Si andava direttamente a casa, si consegnava il pannolino, tutto quanto era necessario, e poi si riusciva ad instaurare un bel rapporto con le persone. Purtroppo adesso le persone sono molte, per cui le volontarie non hanno la possibilità di recarsi a casa di tutti quindi i nostri utenti. Quindi siete meno capillari rispetto a prima, e chi ha bisogno che invece si reca da voi a questo punto. Esatto. E per questo motivo quindi voi coprite insomma parecchie ore insomma a testa come presenza presso la sede. Sì, noi siamo presenti tutte le mattine da 9:30 a mezzogiorno, tranne il sabato, e due pomeriggi alla settimana, il mercoledì e il venerdì, dalle 16 alle 18:30. Inizialmente, quando Lina Ghisolfi ha avuto questa intuizione, più o meno quanti volontari era riuscita a radunare? Una decina di volontari. E oggi invece quanti sono? Oggi siamo una trentina. Ecco, una realtà importante. I fondi per poter insomma acquistare quindi le pappe, insomma tutto quello che serve. Ecco, diciamo che noi proprio viviamo di provvidenza, perché sono tutti aiuti che ci vengono dalla generosità dei cremonesi. Abbiamo avuto anni fa delle grosse difficoltà, abbiamo dovuto sospendere la distribuzione dei pannolini perché i fondi venivano a mancare. Però proprio nel momento di crisi la provvidenza è arrivata e ci sono stati dei lasciti che ci hanno permesso di continuare il servizio di prima. Quindi questo è evidentemente un tema che tocca molto il cuore delle persone. Certo. Okay. Abbiamo fatto degli appelli anche quando avevamo bisogno di indumenti per i piccoli, e sono arrivati proprio in grande abbondanza. Fino a che età del bambino voi seguite? Noi diamo latte fino a un anno, diamo pannolini fino a 2 anni, e omogenizzati e alimenti vari fino a 2 anni, e gli indumenti invece fino a 3 anni. Stavamo parlando della raccolta fondi, quelli che vanno a sostenere naturalmente il Centro Aiuto alla Vita. Bene, con Paolo Reggiani, che è presidente del centro, affrontiamo ancora questo discorso, ma come vengono utilizzati questi fondi? Allora, questi fondi vengono utilizzati per l'aiuto alle persone che vengono da noi. Sono delle donne in difficoltà, delle donne appunto che sono in grave difficoltà dal punto di vista che può essere economico, morale o sociale. E noi qui le accogliamo. In che modo? Perché di fatto non aiutiamo direttamente la donna o la mamma, aiutiamo i loro bambini. Loro bambini fino all'età di 3 anni, quindi forniamo pannolini, forniamo omogenizzati, forniamo latte in polvere a seconda del bisogno. E nei casi appunto di maggior difficoltà economica che ci vengono segnalati o da assistenti sociali o da sacerdoti o da persone che noi conosciamo e quindi di cui siamo sicuri della loro storia, della loro veridicità, in questi casi diamo anche degli aiuti di carattere economico, legati a due forme di aiuto. Un aiuto che è stato praticamente creato in memoria della nostra fondatrice Lina Ghisolfi, e un aiuto invece legato praticamente al nostro centro di riferimento che è Federvita, che è il progetto Gemma. In questi casi appunto questi aiuti riguardano, praticamente sono 160 euro mensili per 18 mesi che noi forniamo a queste persone in difficoltà. Ecco, quindi questo è l'aiuto che forniamo a queste persone. E questi sono anche i parametri che seguite insomma per decidere. Sì, ci sono dei parametri, perché appunto il problema per noi è sempre un problema di carattere economico, soprattutto quando noi forniamo degli aiuti appunto di questo tipo, perché questo è legato appunto alla generosità appunto delle persone ed è legato tante volte, o in alcuni casi, a dei lasciti che i cremonesi lasciano appunto alla nostra associazione. Quindi diciamo che le nostre disponibilità non sono infinite, quindi dobbiamo per forza aiutare quelle persone che hanno veramente dei bisogni. Come facciamo quindi a valutare queste situazioni?
ci siamo dati un po' un regolamento interno, perché c'è stato un momento di difficoltà economica del nostro centro di tutta la vita, quindi con delle situazioni di difficoltà appunto da parte nostra, abbiamo dovuto creare dei paletti per vedere chi poter aiutare. E sono dei paletti legati appunto al reddito delle famiglie, quindi noi ci facciamo fornire della documentazione da queste donne che vengono a chiederci aiuto, legata all'ISE, che è la fotografia dello stato reddituale della famiglia, legato al numero dei figli che queste donne hanno già all'interno della famiglia e del loro gruppo familiare. Per vedere poi lo stato appunto di famiglia, chiediamo tante volte o le buste paga o lo stato di disoccupazione che ci venga fornito per capire esattamente quello che ci stanno dicendo. Abitualmente come avvengono i contatti con queste donne che purtroppo sono in difficoltà? Allora, tradizionalmente queste donne vengono da noi, proprio per una tradizione, cioè conoscono il centro di tutta la vita, c'è un passaparola tra di loro e queste persone vengono quindi a chiederci direttamente l'aiuto. In altri casi, invece nei casi proprio di difficoltà maggiori, sono o le assistenti sociali a segnalarci dei casi di difficoltà o i sacerdoti stessi. Ecco, e noi accettiamo appunto queste persone e vediamo di aiutare queste persone che sono in difficoltà, soprattutto valorizzando, nei casi in cui siano persone in difficoltà economica o sociale, quei casi in cui la donna tende a aiutare la vita. Noi aiutiamo tutti, senza pregiudizio, senza credere in niente, senza creare praticamente delle distinzioni di religione o di razza. Ma sicuramente cerchiamo di aiutare queste persone che vogliono valorizzare la vita. Il nostro aiuto è in funzione di quello. Poi tante volte, molto spesso, nella maggior parte dei casi, non riusciamo a farlo, perché queste donne decidono diversamente. Però il nostro aiuto è incondizionato, è proprio legato appunto a uno spirito nostro di fratellanza, di cristianità, ecco, che ci spinge a aprirci a loro e a creare praticamente con il nostro centro di aiuto vita una famiglia da dare a queste donne che non sanno più dove, tra virgolette, sbattere la testa, non sanno più dove andare a chiedere aiuto. Ecco, per noi, per queste donne, questo è un porto sicuro, una certezza, noi ci siamo. Siamo presenti, le facciamo parlare, se hanno bisogno di parlare, le facciamo sfogare, facciamo dire loro qual è il loro problema e vediamo di creare questo contatto umano con queste persone. Ecco, evidentemente lo spunto principale è quello di evitare l'aborto. Però c'è anche un altro problema, un'altra evenienza, è quella dell'abbandono. In questo caso come vi muovete, come vi siete organizzati? Non è sufficiente, forse è un po' il limite della nostra associazione. Capiamo benissimo che non è sufficiente questo rapporto fine a se stesso. Quindi in questi casi vediamo di aiutare queste persone appunto anche avvicinando le altre associazioni che ci sono vicine e che ci sono in parallelo. Quindi se queste persone hanno bisogno di anche di accoglienza perché non hanno più una casa dove vivere, okay? Segnaliamo delle situazioni, segnaliamo delle altre associazioni che accompagnano queste persone. L'altro aspetto importante è quando queste persone appunto sono in stato di gravidanza, non abbandonino il figlio, questo è il nostro suggerimento. Piuttosto, se non vogliono tenerlo per sé, ci sono due possibilità che suggeriamo. O l'adozione, e quindi attraverso un'altra associazione che c'è gemella, che è il Girasoli di Cremona, o attraverso la culla della vita che è presente in ospedale, quindi è la famosa culla dell'abbandono, cioè che è ancora in essere in ospedale e quindi è ancora funzionante. Che funziona, vogliamo ricordarlo, tanto sì, tempo fa c'erano le famose ruote fuori dai conventi, esatto, no? In cui venivano lasciati i bambini. La funzione è ancora la stessa, c'è questa culla appunto che riceve questo bambino e quindi questo bambino viene messo in salvo, quindi non si perde una vita, perché per noi appunto in questa società dove la cultura della morte è il messaggio preponderante, noi cerchiamo di andare controcorrente, cioè valorizziamo invece questo dono che ci viene dato da Dio e che tante volte dimentichiamo, perché la società dimentica di questo dono e quindi non lo valorizza, anzi proprio lo trascura completamente, mentre invece noi controcorrente cerchiamo di rendere ancora e far capire qual è l'importanza della vita. Anche in ospedale ci sono vostri volontari. Esatto, quindi anche in ospedale è un altro ruolo molto importante di queste volontarie che sono in ospedale, sono presenti in alcuni giorni nei momenti in cui viene praticamente perpetrato il discorso dell'aborto, quindi per operazione che viene svolta appunto in ospedale, e nei casi appunto di dubbi in cui praticamente le infermiere o appunto le ostetriche notano che ci siano dei dubbi nella partoriente,
Ecco, allora fanno avvicinare questa parte oriente al nostro centro aiuto alla vita, alle nostre volontarie. E ci sono stati dei casi, non sono dei casi sinceramente rari, però che ci riempiono di gioia, perché quando succede questo, per noi è veramente... Avete raggiunto il nostro scopo principale, naturalmente. Immagino che ci sia sempre però bisogno anche di nuovi volontari, oltre che di fondi. Sì, ecco, qui è appunto il problema appunto che abbiamo in questo momento, è che le volontarie, pur essendo in un numero abbastanza cospicuo, perché siamo su una trentina di volontarie attive che si danno i turni durante la settimana, sicuramente stanno sorpassando un po' l'età, ecco, che consente loro di svolgere in pienezza questa attività. Quindi stiamo cercando delle persone che abbiano una disponibilità di tempo, persone anche giovani, perché poi l'altro aspetto importante è che è un po' una novità di questi ultimi anni l'inserimento di questi dati a livello appunto di computer, quindi a livello praticamente informatico, e per questo servono persone giovani che sappiano usare il computer. Cosa che invece le volontarie attuali in gran parte non lo sanno fare. Certo, quindi allora dobbiamo lanciare questo appello, insomma. Sì, questo appello, e ci serve anche un magazziniere o due, ecco, che ci possono dare. Per cui anche in ambiti particolarmente pratici. Esatto, benissimo. Esatto. Allora, è un aiuto il vostro veramente fondamentale, per cui siamo davvero onorati, insomma, che abbiate accettato il nostro invito per raccontarci la vostra storia e naturalmente spiegarci quello che fate abitualmente. Grazie naturalmente allora al presidente Paolo Reggiani, grazie alla vicepresidente Lidia De Colle e naturalmente grazie come sempre anche al Banco Popolare che ci dà di volta in volta l'occasione per scoprire le tante realtà del volontariato cremonese. Banca Popolare di Cremona, le tue radici, il tuo futuro.